Buongiorno, sono Tommaso Careri, presidente della cooperativa sociale Global Service e psicologo psicoterapeuta. Oggi inauguriamo il servizio Parla con me, un servizio di supporto psicologico e legale all'intera collettività di Catania. Fortunatamente abbiamo avuto la sensibilità del comune grazie al rappresentante del municipio di Vulcania Paolo Ferrara e anche la collaborazione e il supporto dell'università attraverso la sua attività accademica e di ricerca è mediata dal professore Santisi. Questo progetto è stato sostenuto anche da Creos e Compagnia delle Opere ed è un progetto che ha ad ampio respiro, infatti accoglierà persone in difficoltà economica che vivono una condizione di disagio sia psicologica che è legale e troverà dei professionisti costantemente impegnati nell'accoglienza di queste problematiche per affrontarli insieme e far sì che le persone non si sentano da sole nelle difficoltà. Paolo Ferrara, presidente del terzo municipio, siamo orgogliosi qui oggi di poter ospitare e presentare questo progetto importante per la cittadinanza, un progetto di supporto psicologico e gratuito, comunque a prezzi ragionevoli, che potrà dare un supporto importante a tutte le persone che in questi mesi, tra pandemia, crisi energetica, problematiche inerenti appunto alla guerra e altre difficoltà che conosciamo tutti, stanno vivendo un momento di difficoltà, un momento di angoscia. Siamo appunto qua per dare loro un supporto, per poterli aiutare effettivamente a potersi esprimere al meglio in tutte le loro capacità, e siamo sicuri con questa sinergia tra Comune di Catania, associazioni del settore, Università di Catania ed altre appunto associazioni come per esempio le ACLI, che potranno darci un supporto insieme alla Global Service che sta organizzando questo servizio, potremo effettivamente dare un valore aggiunto alla cittadinanza, dare un servizio importante che potrà continuare nel corso dei mesi fino a che appunto anche magari con le prossime amministrazioni, in modo tale da continuare a dare un servizio continuo a chi ne ha bisogno. Buongiorno, io sono Claudio Basile, io nell'ambito del progetto Parla con me mi occuperò della parte legale. Perché la parte legale? Il progetto è nato in un periodo di pandemia e quindi gli esiti della pandemia e il post pandemia hanno creato una situazione di disagio presso le persone, presso le famiglie, che devono essere attenzionate da un punto di vista psicologico, ma anche da un punto di vista legale. Ogni persona, ogni soggetto che noi incontreremo è la punta dell'iceberg di una situazione familiare. Questa situazione familiare genera anche delle esigenze di carattere legale che vanno dall'assistenza su di un piano personale per eventuali situazioni di amministrazione di sostegno piuttosto che tutoraggio, fiscalità di vantaggio per quanto riguarda i sussidi e i benefici che la legge mette a disposizione delle persone disabili e anche situazioni del vivere quotidiano. Noi siamo pronti a fare questo tipo di servizio. Grazie. Buongiorno, io sono il presidente dell'associazione Creos, associazione di categoria per OSS, Giuseppe D'Angelo. Credo e sono felice di far parte di questo progetto, perché è un progetto che credo tantissimo anche dopo il post-Covid può essere molto utile per tante famiglie, tanti ragazzi, essendo anche padre per tanti figli. Quindi sono fortemente qui e a credere a questo progetto e a supportare questo progetto.